Buonasera amici e amiche delle bombe di Vlad, ben trovati all'appuntamento settimanale del calcio nel campionato. Oggi giornata un po' anomala perché di martedì commenteremo anche l'ultima partita che chiude questa giornata di campionato, l'ultima del girone d'andata con il Milan che in questo momento perde 1-0 in casa della Lazio. Tanti temi da affrontare con i nostri ospiti stasera, dal tema Skriniar, Zaniolo, Inter, Roma. La partita di domenica sera tra Roma e Napoli e un Inter che comunque ha perso un'opportunità, nella giornata di ieri dopo la vittoria della Supercoppa, la penalizzazione della Juventus. Quindi con i nostri ospiti affronteremo vari temi. Innanzitutto, come da consuetudine, saluto Fabrizio Cocchiaroni e Andrea Perna che con me portano avanti questa trasmissione. Ormai ospite fisso con noi, con grande piacere, do di nuovo il ben trovato a Gian Maria Romano, cofondatore di LBDV. Ciao Gian. Buonasera. Fabrizio, dove sei? Fabrizio si nasconde, Fabrizio non c'è. Perfetto. Poi con noi stasera avremo anche Massimiliano Cesarini che penso ci raggiungerà brevissimo. Ah, eccolo, ciao Max. Ciao a tutti, buonasera. Andrea ci sta Andrea Schiano collegato, lo attendiamo prima di... Eccolo qui. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a Andrea. tutti. Grande Andrea, grande. Ciao, buonasera. Buonasera. Il nostro esperto di Spezia, tra l'altro, quindi evidenziamolo. Ragazzi, Fabrizio non c'è, Andrea? No, ma è lui che li stava aggiungendo, non so, avrà Ah, qualche problema. vabbè, va bene, quindi quando si vuole inserire, si inserisce. Non abbiamo fretta. Allora, da cosa vogliamo iniziare? Io voglio iniziare un po', visto che Andrea è mancato da un po' di tempo, voglio fargli iniziare col suo sclero, perché ultimamente l'Inter non gli sta dando tante soddisfazioni, qualche volta è felice, qualche volta è triste, quindi voglio sentire un po' la sua versione su queste che sono le ultime settimane abbastanza altalenanti dell'Inter. C'è di tutto da dire, partirei sicuramente dal caso Skriniar, il più eclatante di tutti. Per me ci sono dei grandi limiti di quanto fatto dalla società. Ora avrete letto tutte le parole dell'agente di Skriniar, e quello è anche un'altra cosa che trovo totalmente fuori dal mondo, che l'agente di Skriniar vada a parlare mentre il suo assistito è in campo con la fascia di capitano e si fa anche buttare fuori dopo 40 minuti. Nello stesso lasso di tempo c'è la gente che parla attaccando chiunque. Poi è un attacco che probabilmente è ben motivato, perché non so quanta verità ci sia, ma se davvero c'era una trattativa per una cifra così alta per portare Skriniar al Paris Saint-Germain in estate, rifiutarla con la consapevolezza che c'è il rischio che non rinnovi è totale follia. Però intanto avrei gradito che a dirlo fosse Skriniar stesso. Questo è qualcosa che non ho apprezzato di questi ultimi giorni di voci, che Skriniar non si sia mai davvero espresso, anzi, che a parlare sia stato solo l'agente e l'abbia fatto solamente ieri. Invece fino a ieri ci fossero state solo voci messe in giro dai giornali, senza effettivamente la realtà dei fatti. Quello che invece ho apprezzato, ad esempio, di Perisic, che l'anno scorso, dopo la finale di Coppa Italia, andò a dire pubblicamente ai microfoni, al termine di quella partita, che non è così che si trattano i grandi giocatori e che molto probabilmente se ne sarebbe andato, come poi è successo. Di Skriniar non si sa nulla, non si è saputo nulla da lui nemmeno dopo l'espulsione, non ha parlato pubblicamente di niente, quindi ancora si attende. La gente ha detto che probabilmente non c'è alcuna possibilità di vedere un rinnovo, quindi saluteremo Skriniar. Per quanto riguarda questa essere altalenanti, basti vedere, abbiamo battuto il Napoli, che è stata per me una grande vittoria, e io non sono uno che è molto pro Inzaghi, perché per me Inzaghi non è l'allenatore adatto, penso si sia capito qual è il mio pensiero. Però quando c'è da spezzare una lancia a favore, la spezzo,
per me contro il Napoli, Inzaghi aveva preparato la partita in maniera ottima, non subendo quasi niente. Penso che Onana abbia subito come tiro pericoloso solamente il tiro di Raspadori nel recupero. Però c'è evidentemente un problema se tu riesci a giocare così bene contro il Napoli e poi 4 giorni dopo era a Monza, tolto l'errore arbitrale di cui si può discutere lungamente, ma l'Inter il secondo tempo non è scesa in campo. Stessa cosa vale per ieri sera, venivi da un 3-0 in Supercoppa dominante perché il Milan è stato dominato e 5 giorni dopo sempre l'Inter contro l'Empoli anche prima dell'espulsione, certo l'espulsione contribuisce, è inevitabile, però anche prima dell'espulsione l'Inter non stava dando la sensazione di essere totalmente in controllo, che è quello che invece ci si aspetta da una squadra che punta allo scudetto. Perché l'Inter ha l'organico per provare almeno a lottare per lo scudetto. Poi probabilmente, da quanto si è visto, secondo me ha una rosa più lunga il Napoli di quanto ce l'abbia l'Inter. Il vero problema di quest'Inter è che, tolti quei 13 giocatori, 14 giocatori che si possono considerare di livello titolare, il resto è poca, pochissima roba. Mi riferisco ai Correa, che 31 milioni anche ieri, per quanto Inzaghi dica che stava giocando una buonissima partita, io quella buonissima partita non l'ho vista, forse ero su un altro canale. La stessa cosa per Gagliardini, stessa cosa per Bellanova, che per me è giovane. Non va fischiato come è successo ieri, purtroppo, perché poi è controproducente, però per me è anche abbastanza evidente che le qualità per avere un posto da titolare nell'Inter Bellanova non le ha. La difesa è il caso più eclatante, perché c'è un De Vrij che ha avuto un'involuzione clamorosa ed è in scadenza, c'è Skriniar che ne abbiamo appena parlato, non rinnoverà. C'è Darmian che è in scadenza, si parla di rinnovo ma non si sa, e Bastoni è in scadenza 2024, e Acerbi è in prestito e a meno che non venga riscattato per una cifra che per me, per quanto Acerbi stia giocando bene, rimane alta perché è comunque un 34enne che non è futuribile. E poi abbiamo in difesa, contando anche la porta, anche Handanovic che è in scadenza e io non penso che rinnovi, anche perché il suo ruolo è pressoché pari allo zero ormai. Per me si parla di infortuni su infortuni su infortuni. Handanovic è un giocatore che avrà saltato 4 partite l'anno massimo nella sua peggiore stagione a livello di infortuni. Mi pare strano che nel momento in cui viene sostituito definitivamente continua ad avere un infortunio a catena. Quindi per me è semplicemente un modo di dire Andano che ci ha fatto il suo corso. L'Inter non ha una rosa abbastanza lunga da poter mettere la seconda squadra e poter dire la vittoria è fatta. Poi per me ci sono anche delle scelte di Inzaghi che sono poco condivisibili. Mi riferisco per esempio ad Aslani che il campo non lo vede. Lo vede pochissimo anche ieri. Per me Aslani è una delle poche note positive in una partita giocata con Empoli. Gosens non vede mai il campo ed è un problema perché sia Di Marco sulla sinistra che Mkhitaryan a centrocampo non possono fisicamente giocare tutte le partite e prima o poi la pagheranno. C'è un evidente problema. Poi di Lukaku, so che avete parlato settimana scorsa, Lukaku è un caso totalmente a parte di cui si potrebbe parlare 10 minuti. Ci si aspettavano grandi cose, ci si aspettava che tornasse come quello che aveva deciso da solo uno scudetto quasi nella seconda parte della stagione 2021 ed è tornato uno che per ogni partita che gioca ne salta 5-6. Quindi l'Inter adesso deve pensare a fare punti, anche perché paradossalmente si è fatta sotto la Roma, si è fatta sotto la Roma che adesso ha lo stesso punteggio dell'Inter. Bisogna sfruttare
questo fatto successo alla Juve, anche perché per quanto probabilmente voi ne sapete molto più di me su questo, su quali possono essere a livello legale le conseguenze per la Juve, però comunque bisogna anche provare a prepararsi nel caso fortuito dovesse essere revocata una qualunque penalizzazione, cosa improbabile a quanto sento, però non ho le facoltà proprio per commentare una cosa del genere. Ma nel caso fortuito in cui dovesse essere revocata questa penalizzazione, l'Inter deve essere pronta a livello di punteggio nell'essere davanti alla Juventus se venissero ridati questi 15 punti. E al momento è preoccupante perché l'Inter, tra le prime quattro con la penalizzazione della Juventus, ci può rientrare. Se continua a giocare così, c'è anche l'Atalanta che a me fa abbastanza paura, devo dire. Abbiamo perso Nico? Sa che si è bloccato. Si è Sì, mi sa frizzato. di sì. Intanto il Milan ha perso anche Tomori, per infortunio. Infortunio? Sì, penso anche abbastanza importante perché Ai. a livello muscolare, quindi Ai. credo che sia abbastanza seria perché al 23esimo è entrato Kier, quindi non dovrebbe essere una cosetta, insomma. Si toccava l'adduttore, quindi se si tratta di adduttore là, ma bene bene che ti va un mesetto di stop. Capire, Vabbè, mentre aspettiamo che Nicola torni, possiamo passare al discorso Roma. Max, vai sì, pure. eccoci. Beh, diciamo ci sono due discorsi Roma. Uno, diciamo, è il campo, che poi è quello che ci interessa un pochino di più. Ecco io. Diciamo che dopo, ecco, diciamo che dopo, diciamo, l'ultima parte prima della sosta, la situazione era a livello psicologico abbastanza pesante. Col riavvio non era partita benissimo perché comunque col Bologna e 85 minuti col Milan erano stati abbastanza inaccettabili da un punto di vista proprio del gioco, dello spirito e di tutto quanto. Dopodiché il gol di Abraham, nel recupero col Milan ha portato qualcosa nella testa e probabilmente l'ha tolta al Milan perché da lì ci ha avuto un crollo verticale e la Roma ha cominciato a giocare. L'ho vista molto meglio nelle ultime partite, l'ho vista compatta, l'ho vista concentrata, l'ho vista aggressiva, soprattutto l'ho vista concretizzare, le ripartenze, perché comunque il gioco della Roma è quello, attendere e ripartire. E il problema è che prima le ripartenze non venivano quasi mai concretizzate o poco concretizzate. Adesso, bene o male, le cose stanno andando bene. È anche tornato Dybala. Ovviamente la Roma con Dybala è una squadra e senza Dybala è un'altra. Questo è indubbio. E vediamo. Adesso, diciamo, sono contento dei punti che la Roma ha conquistato, e soprattutto dei risultati delle altre, perché comunque questo fa un po' da cuscinetto, perché comunque adesso a Roma ha una trasferta che in questo momento appare proibitiva per tutti, quindi si va a Napoli tra virgolette con serenità di giocarsela e poi se va male, come potrebbe andare male, comunque sei là, hai fatto i punti che devi fare. Però certo, non andare a Napoli a fare le vittime sacrificali, però in questo momento il Napoli c'ha un passo diverso dalle altre squadre. E quindi è una partita che devi mettere in conto che si può perdere. Max, prima di tornare a parlare poi di Napoli-Roma, volevo affrontare pure con Andrea, non per Naschiano, visto che adesso ci sono sfidate, c'è stata nell'ultima Sì. giornata Roma-Spezia, poi anche affrontare un poco questo cammino dello Spezia in Serie A, perché poi ha letto un libro diciamo, sullo Spezia in Serie A raccontato dagli occhi di un tifoso, perché è un isolano che è stato trasportato in Liguria e diciamo, è accresciuto dentro sé la passione per lo Spezia. Quindi volevo fargli fare un commento prima sull'ultima partita con la Roma e poi
diciamo, analizzare pure con lui il libro, quindi contemporaneamente anche il campionato dello Spezia di quest'anno. Ciao a tutti, buonasera di nuovo a tutti. La partita di domenica con la Roma, diciamo che ha come conseguenza quella di un giudizio sospeso, dal momento che mancavano diversi giocatori, non da ultimo Nzola, che è un po' il perno, il finalizzatore non solo della manovra a livello offensivo, ma è l'elemento che consente lo sviluppo del gioco della squadra di Gotti. È quello che ti fa salire la squadra, che consente ai terzini e ai laterali di salire e di crossare per le punte e per i centrocampisti che si inseriscono. Indubbiamente la Roma ha una struttura e una fisicità tale che, venendo a mancare anche Holm dopo pochi minuti, lo Spezia si è trovato obiettivamente in difficoltà. Chiaro che il gap tra le due squadre è innegabile, però diciamo che lo Spezia non aveva tutte queste le armi a disposizione per contrastare la squadra di Mourinho. Non da ultimo, direi le assenze, tra virgolette, di Nicolau squalificato e di Kivior che è stato ceduto all'Arsenal. E infatti ci sono stati anche due errori difensivi grossi che hanno consentito alla Roma di capitalizzare al massimo le occasioni. Non è stato che la Roma non ha rubato nulla, anzi, l'ho vista una squadra molto concreta, non ha concesso tiri allo Spezia, però la partita tecnicamente non si può dire che sia stata proprio una partita bellissima da vedersi, ecco. Però fa parte un po' anche dell'impostazione tattica, credo, di Mourinho, quella di aspettare e di aspettare dietro e di colpire al momento giusto l'avversario. Diciamo, lo Spezia ora sta aspettando un attimino di recuperare qualcuno, però Bastoni ne avrà per un mesetto. Zola si è infortunato a polpaccio, è un muscolo particolare quello del polpaccio, quindi bisogna evitare rientri affrettati. Holm credo che non sia nulla di grave, soltanto una forte contusione. E più che altro si aspettano notizie e novità dal mercato perché manca la punta fisica. Si parla di Boateng della Salernitana, di qualche punta forse che il direttore Macia sta visionando, magari ha già bloccato, che però non è ancora venuta fuori come nome. Niente, tutto qui. E sul libro come nasce l'idea di scrivere questo libro sullo Spezia in Serie A? Allora, l'idea in sé per sé nasce da mia moglie, nel senso che volevo portare su carta quella che è stata l'avventura dello Spezia in questi 2 anni di Serie A, facendole diventare un po' l'occasione per condividere questa avventura, questa esperienza con tutti i tifosi dello Spezia e anche per permettere, anche e soprattutto ai più piccoli, ai bambini che ora stanno conoscendo la squadra della loro città, l'entusiasmo della Serie A, la gioia di tifare per la squadra della propria città, un domani di andare a rileggere le imprese di questi ragazzi, perché di impresa si può dire. Il primo anno, tra la pandemia, le limitazioni, le zone rosse, le zone gialle, vedere questi ragazzi percorrere l'Italia in questo pullman nero che è stata anche non solo una gioia sportiva, ma anche e soprattutto, come posso dire, un simbolo, una speranza per un ritorno a una normalità che in quel momento non c'era. E poi c'è stata anche tutta una serie di cose belle, nel senso che il gioco di italiano, la valorizzazione di tanti talenti nostrani. Penso alla partita col Milan, dove a segnare
Furono due ragazzi cresciuti nella giovanile dello Spezia, due ragazzi di Spezia, Maggiore e Bastoni. Loro sono stati non solo il vanto, sono non solo il vanto di una squadra, di una città, ma sono anche il segno di un'organizzazione, di una professionalità che anche in provincia si può fare calcio. Anzi, laddove c'è la calma, la tranquillità di aspettare la maturazione di questi ragazzi giovani, talvolta si possono aggiungere anche risultati tecnici impensabili. Lo Spezia nel corso degli anni ha seminato non bene, benissimo, soprattutto in questi ultimi anni. Prova ne è anche il fatto che nella squadra prima in classifica in Serie A, il Napoli, ci sia Spalletti, Giuntoli e Mario Rui che sono passati da Spezia. Questo per dire che delle volte le fortune delle grandi squadre, di quelle blasonate, passano anche dalle piccole realtà della provincia. Max, prima di attaccare sulla giornata di campionato, volevo, cioè, ovviamente non possiamo non trattare anche la questione Zaniolo, che adesso è tecnicamente al centro il giocatore, diciamo, più ricercato, blasonato sul mercato per quanto riguarda il mercato italiano. Gianluca Di Marzio questa mattina, ieri sera parlava di un Milan che aveva fatto trapelare la possibilità di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto a 18 19 milioni più 3 di bonus, ed è una situazione, diciamo, che la Roma tecnicamente non è un'offerta ufficiale, ma ha rispedito allo committente, perché la richiesta è tra i 35 e i 40 milioni, o a titolo definitivo, quantomeno ad un prestito con obbligo di riscatto, però non condizionato. Come si vive questa situazione nell'ambiente Roma? Se, per esempio, ci puoi dare il nome di qualche sostituto che circola, sentiamo Ziyech, Isco, Deulofeu. Sì, beh, come si vive? Diciamo che al di là delle questioni contrattuali su cui non entro, nel senso quelle poi sono affari loro e possiamo anche discutere sul fatto che tutto sommato Zaniolo è più di un anno che vuole questo rinnovo, non se ne parla, non ci si incontra, sembra sempre che va tutto bene, lo stesso Vigorelli 2 giorni prima della sparata di Zaniolo diceva tutto a posto, stiamo bene, tutto qua, e poi è così, quindi ci può essere anche colpe sul contratto anche da parte della Roma. Detto questo, no, non è stata assolutamente accettata dal tifo il rifiuto a presentarsi e a giocare le due partite, a darsi malato a questo punto. Come poi più o meno Pinto ci ha tra le righe detto dopo la Fiorentina, e poi proprio la non voglia di essere convocato per la partita successiva, abbastanza esplicita. Questo dalla tifoseria non è stata accettata, perché comunque credo che se c'è una tifoseria che lo ha amato, lo ha aspettato, lo ha glorificato al di là dei meriti poi effettivi, ma per la speranza di quello che lui poteva portare, credo che siano stati i romanisti. Ci siamo sempre, diciamo, tappati le orecchie e tappati gli occhi quando gli altri lo trattavano come il Balotelli di turno. Abbiamo sempre cercato di non portarlo su quella strada. E quindi credo che lui, ai tifosi della Roma, adesso al di là della società, debba molto. Molto più di quello che lui come giocatore ha dato, anche per sfortuna, naturalmente, insomma, due crociati sono quello che sono. Però ecco, si può accettare che un giocatore voglia andare da un'altra parte, voglia crescere, voglia guadagnare di più, quello fa parte del gioco, però abbiamo riscontrato proprio una totale mancanza di rispetto che sinceramente non meritavamo, e quindi è stato completamente abbandonato dalla tifoseria. Detto questo, io purtroppo credo sempre a quello che dice Mourinho, quindi ho paura che Zaniolo difficilmente si muove se queste sono le offerte. La Roma ha un'idea, possiamo discutere sul fatto che siano tanti, 35 milioni, posso essere d'accordo visto l'ultimo biennio, però insomma il Milan offre
meno della metà, oltretutto a condizione, perché quei 18, l'obbligo a 18 milioni è legato a 250 condizioni. Quindi la Roma dà via i giocatori solo se ha la certezza di venderli. Certo è che comunque hai una bomba a mano, il rischio di perderla a zero, però tra un anno e mezzo, ovviamente, perché il contratto scade nel 2024, e quindi vediamo. I sostituti non lo so perché i giorni sono pochi. Sinceramente, il fatto di Ziyech se ne parla, ne hanno parlato in tanti. A me sembra francamente difficile. Detto questo, magari Ziyech sarebbe proprio il giocatore che servirebbe alla grande, insomma, potrebbe cambiare completamente la stagione. Sì, si è parlato di De Lofeu, adesso non so, questo piccolo infortunio che sembrava un po' più grave, poi insomma l'allarme è rientrato. Però se la Roma tratta De Lofeu, non capisco a quel punto a cosa è stato preso a fare sul Bakken. Nel senso, a quel punto diventa un'operazione puramente speculativa, nel senso, ho preso un giocatore a zero, cui comunque di riffa o di raffa 15 milioni, poi a rivenderlo ce li faccio, e quindi diventa in quel senso. Quindi non lo so, De Lofeu mi sembra un acquisto strano. A me piace il giocatore assolutamente. Però questi sono fondamentalmente i nomi, ma ripeto, Ziyech mi sembra veramente molto molto difficile. In più poi noi abbiamo la stessa grana Karsdorp ancora, che comunque le poche squadre interessate stanno lì aspettando l'ultimo giorno per fare un'offerta a ribasso. Quella, diciamo, è un piccolo autogol di Mourinho, e insomma difficilmente sarà così, si venderà bene. Intanto ha segnato la Lazio. Esatto. Ah, 2-0. Ok. Beh, sì, il Milan, veramente il gol di Abraham lo ha devastato. Non si è più ripreso dal gol di Abraham. E Gian, niente, questo. Sì. adesso con questo risultato al momento del Milan parziale di 2-0 per la Lazio, il Napoli si trova a più 12 sul secondo posto e ci avviciniamo poi a quella che è la partita di domenica sera con la Roma, che può dare un ulteriore slancio, anche perché la Roma in questo momento si trova solamente un punto sotto il Milan e quindi può essere un'ulteriore prova di maturità del Napoli che sicuramente diciamo, può dare un'altra dimostrazione diciamo, che in questa lotta a scudetto, che ormai ha, diciamo, ha quasi messo cioè, non voglio dirlo, però comunque è una squadra che ci sta a 12 punti sopra, sta quasi ammazzando il campionato al giro di boa 50 punti. Come può la squadra reagire a questi, cioè a questi 12 punti, li vedi che possa essere uno sprone in più a fare sempre meglio, o ci può essere secondo te un rilassamento che può, cioè, diciamo, arrivare ad incidere sulla mentalità e sulla testa dei calciatori? Ma innanzitutto voglio fare un attimo un saluto a Max, che non vedevo da un sacco in diretta, quindi sono felice di rivederlo, e volevo salutare Andrea, sono felice di conoscerlo, di fargli tantissimo, tantissimi complimenti per il libro. E in secondo luogo per dirgli che ha detto una cosa non vera, ma sacrosanta, quando ha detto che molto spesso poi le fortune delle squadre blasonate le fanno le squadre di provincia, e non è spesso così, è sempre così, è sempre così, perché anche i ragazzini che nascono nelle grandi squadre alla fine si vanno a svezzare e vanno a crescere nelle squadre di provincia, e se non fanno questo passaggio fondamentale sono sempre mancanti di qualcosa. Quindi su questo mi trovo completamente d'accordo, e chiudo dicendo che lo Spezia è una delle squadre che sto seguendo di più, perché c'ha alcuni giocatori che sono letteralmente mie fissazioni, partendo da Kivior, che purtroppo se n'è andato all'Arsenal, arrivando ad Holm, Nzola, che è uno che a fantacalcio prendo sempre. Infatti l'anno scorso non mi capacitavo del fatto che con Thiago Motta fosse finito un po' ai margini, però c'ha tantissimi giocatori, che Maggiore, lo stesso Maggiore che è andato a Salerno, mi è sempre piaciuto molto. Bastoni, insomma, è una squadra molto, molto forte, che io ricordi da tifoso del Napoli quest'anno è anche una delle squadre, se non veramente l'unica, insieme alla Roma proprio, che ci ha fatto sudare per arrivare al risultato poi. E, detto ciò,
L'ultima premessa che faccio, ricollegandomi a quello che ha detto Nicola, è: ma a gennaio non doveva iniziare un altro campionato? No, perché mi è stato detto per 2 mesi, sì, vabbè, al momento, sì, ma al momento, però poi dopo la sosta, vediamo. Dopo la sosta il Napoli, se stasera finisce così, ha preso 12 punti sulla seconda, quando aveva concluso il campionato prima del Mondiale con, mi pare, 7-8 Più punti. otto, più otto. Quindi se la premessa è questa, che dopo la sosta c'è un altro campionato, non lo so. Vabbè, detto questo, partiamo dal presupposto che il Napoli affronta domenica sera, per me la seconda squadra più forte in questo momento in Italia, insieme all'Atalanta. La Roma nell'ultimo mese l'ho seguita parecchio e non è la Roma dell'andata. Scordatevi che sarà una Roma che farà la barricata e butterà le palle avanti con la speranza di non subire. La Roma è vero che ha un giocatore che per me, se non è il primo e il secondo giocatore più forte del campionato davanti, che è Dybala, che naturalmente all'andata non c'era e che fa tutta la differenza del mondo, ma è anche vero che la squadra della Roma sembra aver assimilato delle cose che in precedenza non aveva completamente assimilato. O meglio, da un punto di vista difensivo la Roma è sempre stata molto molto forte. Però si diceva, se non mi ricordo male, a ottobre, novembre, c'era una statistica che diceva che la Roma è anche la squadra che a livello di expected goal, quella classifica lì di occasioni create e gol segnati, era una squadra molto cinica, perché creava poco, ma quello che creava poi lo realizzava. Adesso la Roma è una squadra che crea perché ha qualità, ha trovato il terminale offensivo che finalmente per loro si è sbloccato, che è di assoluto livello e si chiama Abraham. C'è un Dybala che gioca a tutto campo e che finalmente si sente giocatore con la G maiuscola, perché è arrivato in una piazza che lo faceva sentire giocatore, ed era questo quello che intendevo io a luglio quando ho detto: aspettate un attimo, che mi sa che no, pensavo fosse il 3-0 da Lazio. Quando dicevo a luglio, non è la Roma che deve meritarsi Dybala, ma è Dybala che deve meritarsi la Roma. Intendevo proprio questo. Quando parli di piazze, in particolare piazze come Roma e Napoli, che sono piazze nazionali che, come ha detto anche Max nei confronti di Zaniolo, danno tutto ai giocatori, danno tutto alla maglia, eccetera, non è mai la squadra a doversi meritare il campione, è sempre viceversa. E Dybala sta dimostrando che è giocatore con la G maiuscola in una piazza in cui non è facile giocare. Quindi questo, il Napoli domenica c'ha una sfida che è importantissima per dare probabilmente una spallata. È inutile girarci intorno e parlare falsamente di scaramanzia, una spallata quasi decisiva, perché poi il calendario del Napoli dice Sassuolo, Cremonese, Empoli, e insomma, teoricamente il Napoli può creare un baratro tra sé e il resto del campionato, e però deve saper sfruttare questi momenti, perché poi a febbraio inizia un'altra competizione a cui penso che tutti i tifosi napoletani tengano, perché c'è tutta la possibilità di andare avanti, sfidando una squadra che quantomeno su carta, con cui te la puoi giocare alla grande, e poi dai quarti di finale, insomma, si vede. Max me lo insegna da tifoso della Roma: arrivati a un certo punto della competizione, poi le forze in campo non si misurano più sugli stipendi o sul palmarès dei calciatori o degli allenatori, ma si misura sul campo stesso. Quindi il Napoli deve essere bravo a sfruttare questo vantaggio proprio per arrivare nel miglior modo possibile a quelle partite lì. E con la Roma, per fortuna, teoricamente, ti puoi anche permettere di non giocare alla morte, nel senso che se dovesse uscire un pareggio con la Roma, io non sarei per niente insoddisfatto, perché la Roma è in forma, perché la Roma è forte e perché la Roma viene da varie trasferte consecutive in cui fa bene, oltre alle partite giocate in casa. E perché il Napoli non può vincere sempre, su questo siamo d'accordo, anche a livello proprio di numeri e di statistiche, il Napoli non può vincere sempre, quindi un pareggio con la Roma non lo vedrei di malocchio, considerando poi che la settimana dopo c'è Milan-Inter, insomma,
c'è la possibilità poi di riallungare eventualmente poi dopo in una partita sulla carta più semplice per il Napoli. E quindi questo per quanto riguarda un po' tutta la panoramica generale di Napoli e Roma e di quello che ci aspetta domenica. Per quanto riguarda quello che hai detto tu, non credo che il Napoli si fermerà, o meglio, queste partite secondo me aiutano ancora di più la squadra a pensare di voler ammazzare il campione, nel senso di cercare di chiuderlo il prima possibile. Quindi credo che staranno sul pezzo sempre. Questa lezione l'abbiamo imparata sulla nostra pelle in vari anni, che bisogna sempre andare al 150%, perché altrimenti vedi Napoli Cremonese di Coppa Italia, altrimenti poi paghi dazio. Sì, è vero, purtroppo diciamo, poi il campionato italiano è un campionato che, come abbiamo visto pure in Coppa Italia, col Milan che viene eliminato dal Torino, il Napoli che sembrava stesse amministrando la partita con la Cremonese, poi subisce un gol alla fine e viene eliminato. Quindi sì, perché poi l'obiettivo del Napoli era, tecnicamente si diceva, uscire indenne da gennaio, dove avrebbe sfidato Inter, Juventus, il derby con la Salernitana, la Roma, e mantenere quantomeno quello che era il vantaggio che avevo accumulato prima della sosta. Male che vada il Napoli. Ma nessuno si aspettava né la penalizzazione per la Juve, né il 5-1 del Napoli alla Juve, né che Milan e Inter frenassero in maniera vertiginosa. Quindi, certo, il Napoli ha fatto il suo, perché poi, a parte la sconfitta a Milano, ha vinto sempre, però c'è da dire che dietro hanno rallentato parecchio, perché poi la Juve, sì, lasciando perdere un attimo la penalizzazione, anche se fosse a punteggio che ha totalizzato, sarebbe comunque a meno 12, se non mi sbaglio, stasera. Quindi, Sì, pari col Milan. esatto, quindi hanno rallentato anche dietro, perché la Juve nei due scontri diretti tra Atalanta e Napoli ha totalizzato un punto. Quindi, insomma, è un po' il Napoli, un po' il fatto che dietro, a parte la Roma che ha avuto un ruolino, e l'Atalanta stessa, se non sbaglio, che hanno avuto un ruolino di marcia importante e hanno recuperato un po' di punti, poi Milan, Inter, Juventus hanno rallentato parecchio, probabilmente anche considerando quello che è il cammino del Napoli, perché poi il Napoli ha giocato praticamente sempre prima. Vedere che questa squadra gioca sempre prima e batte tutte le avversarie, me lo ricordo io da tifoso, succedeva il contrario quando ai tempi diciamo, dello scudetto del 2018, Napoli-Juventus, che la Juventus giocava praticamente sempre prima e stavi a 2-3 punti, se vincevi era pesante, figurarsi con 8, 10, 12 punti, quanto possa essere pesante. Poi Esatto. scusa se Vai, vai, aggiungo una Andrea. cosa. Chi insegue consuma evidentemente più energie nervose, quindi fa ancora più fatica alla fine. Vedi l'Inter, potrebbe essere stato anche Assolutamente. quello. Quando Assolutamente sì. il gap è di 10-12 punti, gli inseguitori giocano con l'acqua alla gola, quindi consumano più energie Assolutamente. nervose. No, no, ma certo, e poi c'è da dire che forse anche i calciatori hanno cominciato. Io, per esempio, ieri ho sentito Cialanoglu e Andrea, l'altro Andrea potrà confermarmi se sbaglio, può correggermi se sbaglio, che ha detto: ci crediamo, ok, ma 13 punti sono veramente tanti. Anche Quindi Inzaghi. anche Inzaghi, quindi inizia anche ad avere un minimo di flessione dal punto di vista nervoso, come diceva Andrea. E poi c'è da dire, per quanto riguarda invece il Milan, che ha ragione Max, cioè il gol di Abraham, perché il Milan fino al 2-0 alla Roma era stata una squadra quadrata che giocava bene, andava a ritmo, quindi nulla da dire. Dal 2-2 di Abraham, il Milan ha avuto veramente 10 giorni pessimi, se consideriamo anche stasera. Quindi qualcosa ha smosso quel gol effettivamente. Ma inevitabilmente a livello psicologico viene meno qualche certezza che era stata creata dalla squadra. Poi metti che subiscono due gol nel giro di 25 minuti a Lecce, inizia sempre poi ad essere un po' più pesante dal punto di vista psicologico, pure come È diceva stata Andrea. una sliding doors, al contrario per Milan e Roma. Il Milan in Esatto. maniera negativa, la Roma, per quello che ho visto, perché per esempio con la Fiorentina ha fatto una partita perfetta, alla Spezia ha fatto una partita perfetta, con il Genoa ha vinto senza praticamente sudare. Quindi è stata una sliding doors in positivo per la Roma e in negativo per il Milan.
chiuso un poco l'argomento, adesso ci tocca affrontare quella che è la questione plusvalenze meno 15 punti della Juventus, altre società connesse e collegate che hanno ricevuto solamente sanzioni, interdizioni, eccetera, eccetera. Quindi domanda a tutti, vi aspettavate questo meno 15? Facciamo una No. cosa, diamo un ordine, Max, Andrea, Gian e Andrea se vuole dire la sua, che ci fa sempre piacere. No, onestamente no, per carità, si parlava di penalizzazioni, sinceramente non me l'aspettavo e non me l'aspettavo in corso di campionato, questo no. Sinceramente, anche se sembra che non sia possibile, io ancora parto dal presupposto che la Juve abbia 38 punti, perché credo che poi alla fine ho sempre il timore, tra virgolette, che questa cosa possa essere o revocata o magari ridotta, anche se poi in realtà la Juve ha altri 22, mi sembra, due fasi di processo ancora da affrontare per altre cose. Quindi vediamo. Sicuramente è una scelta complicata. Oggi abbiamo letto l'articolo dell'avvocato Nello D'Ambrosio sulle nostre pagine, insomma, dove comunque spiegava da napoletano, diciamo, perché secondo lui è un'ingiustizia penalizzare la Juve, quantomeno solo la Juve, giustamente. Diciamo, io per quel poco che ho capito, diciamo, il problema non è la plusvalenza in sé, perché sennò veramente si può fare quasi un calderone totalitario de delle squadre di Serie A, ma è il fatto che appunto su alcune operazioni ci siano state proprio intercettazioni a conferma del fatto di gonfiare questi bilanci. Detto questo, da parte mia mi chiedo anche queste intercettazioni con chi sono state fatte, cioè se ne sono fatte da soli. Cioè, il dubbio in effetti c'è, per quanto chiaramente da tifosi di squadre concorrenti siamo contenti che la Juve è fuori, se qualcuno ha sbagliato deve pagare, siamo contenti che la Juve paghi, però qualche domanda ce la poniamo, eh. Anch'io su alcune, cioè, l'unica operazione, diciamo, in cui è rientrata la Roma, che è stata analizzata, che poi è stata al momento ritenuta nulla, è un'operazione che così, pur parlare tra noi, insomma, da quella Spinazzola Pellegrini, era abbastanza particolare. Poi, per carità, è stata evidentemente gestita in maniera corretta, perché poi non è stata neanche fatta una compensazione, cioè ci sono stati, che io sappia, due bonifici pari pari, 29 milioni alla Juve e 21 alla Roma. Evidentemente immagino che questa, come mille altre operazioni, non ci siano state intercettazioni sopra. Il problema è quello, perché poi in effetti il valore di un giocatore non lo stabiliamo noi, non è certificato da nessuna parte. Vai Andrea. No, Con Andrea intendi me? prima Spiano. La penalizzazione di meno 15, che è andata al di là di quella che la richiesta del procuratore, assume quasi un valore politico, secondo me, nel senso che probabilmente si è voluto dare un segnale di non passare di non far passare in secondo piano determinati fatti. Ora è da capire se andando avanti con gli altri due filoni, che mi pare di capire che siano quelli più importanti, quello della manovra stipendi, quello del falso in bilancio, che effetti avranno sulla classifica e sul campionato, perché a mio avviso si rischia comunque di falsarlo. E in alto e in basso, perché se puta caso dovessero venire coinvolte anche squadre come Sassuolo, Atalanta, la Sampdoria che poverina è già in fondo alla classifica, si rischia di rivoluzionare anche quella che è la lotta per non retrocedere. Quindi il mio dubbio grosso è sulle tempistiche, perché io non credo che riescano a fare tutto entro giugno.
Cosa facciamo? Arriviamo a giugno e poi riscriviamo la classifica un'altra volta? E questo è la mia grande paura, il mio grande timore. Credo che a fine febbraio ci sia una nuova, mi sembra il 22 o 23 febbraio ci sia un'altra sentenza o comunque un'altra fase del processo, così leggevo. Sì, quella sugli stipendi dovrebbe essere la manovra stipendi. Credo sia No, quello sugli ragazzi, stipendi. diciamo che il 22 febbraio ci sarà, ci si pronuncerà sempre sulla manovra plusvalenze nei confronti delle altre società che adesso Andrea ha nominato, Ah, ok. Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, mentre il processo vero e proprio Prisma, quello sulla manovra stipendi, sulla cosiddetta carta Ronaldo, eccetera, si terrà a marzo, se non mi sbaglio, tra la metà e la fine del mese di marzo. Vai Gian, parola a te. Allora, io ho letto l'articolo di Nello e mi trovo molto d'accordo su quello che è il principio fondamentale del non potersi rigiudicare un qualcosa che è già passato a sentenza, il cosiddetto principio del ne bis in idem, no? E mi trovo molto d'accordo in quello che ha detto lui quando dice piuttosto rifai un processo da zero e punisci quella società perché ci sono le possibilità di punirle, ma non puoi andare a sconfessare un principio come quello del ne bis in idem, nonostante tu sia giustizia sportiva, no, non si può, perché comunque la giustizia sportiva si rifà poi all'ordinamento ordinario, no? Però c'è anche da dire che secondo il codice di giustizia sportiva, se dobbiamo attenerci alla legge per il calcio è il codice di giustizia sportiva, e secondo il codice di giustizia sportiva un processo può essere riaperto anche nel caso in cui ci sia una sentenza, anche nel caso in cui si sia creato un giudicato, nel momento in cui ci siano elementi nuovi, gravi e concordanti che diano la possibilità, che non erano stati conosciuti previamente dai giudici, in modo che i giudici potessero decidere su quella questione in maniera totale e completa, andando alla ricerca di quella che è la verità giuridica, che non è la verità dei juventini o la verità dei napoletani o dei romanisti, la verità giuridica è la verità della legge. Nel momento in cui ci sono questi elementi nuovi, e quali sono questi elementi nuovi? Le intercettazioni, il libro nero di Paratici, che non è altro che un foglio, la lettera dell'avvocato della Juventus, Dabbiano, Gabbiano, non mi ricordo neanche come si chiami. Tutti questi elementi, nel caso del primo processo che aveva visto un'assoluzione totale della Juventus e di tutte le altre società, non c'erano, adesso ci sono, secondo la legge e secondo un magistrato, quale Kinè, che è un magistrato così, perché oggi l'altro giorno ha rischiato la carriera avendo fatto una figuraccia nella prima sentenza, nel primo processo. Se avesse fatto per l'ennesima volta, per la seconda volta consecutiva, una figuraccia del genere, avrebbe rischiato la carriera. A questo punto io mi attengo alla legge, mi attengo a quello che è il codice di giustizia sportiva. Ora, questo è per quanto riguarda il processo e perché si è arrivati poi a processare soltanto la Juve e a processarla su un qualcosa che già era passato in giudicato. Detto ciò, dei 15 punti neanche io mi aspettavo una penalizzazione tale, soprattutto considerando che erano stati richiesti 9 punti e poi sono stati dati 15. Le motivazioni ancora devono arrivare, quelle ufficiali, però una piccola motivazione già è uscita da parte di alcuni legali che hanno assistito al processo come parti, eccetera. E cioè che il giudice ha previsto che 9 punti non fossero afflittivi nei confronti della società Juventus dal momento in cui il magistrato Chinè all'interno del suo dispositivo aveva chiarito che doveva essere una pena che desse alla Juve la possibilità di non entrare nella prossima Champions League. E 9 punti non bastavano, si è fatto un piccolo calcolo aritmetico, 15 potevano essere abbastanza per evitare ciò. Naturalmente 15 punti, già vedendo la classifica, per esempio, stasera significa che la Juve ad oggi ha 14 punti dalla Champions League, quindi effettivamente il calcolo è stato fatto giusto. Ora però bisogna chiarire due aspetti fondamentali. Uno è quello che dicevano Andrea e Max, cioè che la Juve ha appena passato quello che è il processo, tra virgolette, meno gravoso o meno importante. Alla Juve aspettano
due processi molto più importanti, quello del 22 o 23 febbraio, dove la pena potrebbe addirittura essere, la penalità, la penalizzazione potrebbe addirittura essere maggiorata, e dove appunto, come diceva Andrea, potrebbero essere applicate delle sanzioni e delle penalità anche alle altre squadre coinvolte, ma anche lì si andrà a fare un calcolo aritmetico, ma non solo sulla base di quelle che deve essere, diciamo, l'afflittività della pena nei confronti di quella determinata squadra, ma anche sulla base di quelle che poi sono state, proprio a livello numerico, le plusvalenze e le manovre che hanno apportato, diciamo, una modifica del bilancio proprio o della Juventus. Quindi bisognerà fare tutto un computo che non è facile sicuramente, ma lo farà chi è del mestiere. E quindi c'è questa prima e ultima fase per quanto riguarda, diciamo, la parte delle plusvalenze. A marzo, come detto anche dalla Cristillin, lì entriamo in una fase cruciale, perché entriamo nella manovra stipendi e da quello che è la revisione legale contabile della Deloitte nei confronti della Juve, da quelle che sono le carte emerse, da quella che è la carta Ronaldo, eccetera, 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 lì ci saranno un po' di problemi. E quindi questo per quanto riguarda la Juve. Poi, se mi dai un minuto, vorrei un attimo precisare una cosa fondamentale, perché il Napoli non lo fa. Il Napoli fa bene a farsi i fatti propri perché non c'è nulla da spiegare, non c'è nulla da difendere, nulla da commentare. Però io, da tifoso e da avvocato, sinceramente, permettetemi di sentirmi un minimo toccato da quelle che sono le accuse, manco a farla apposta, di testate giornalistiche che appartengono agli stessi enti, agli stessi vertici societari della Juventus, quali ad esempio Repubblica. Non riesco ad essere completamente freddo di fronte a delle accuse nei confronti della SSC Napoli. Parto dalla premessa fondamentale che chi, come ho detto in una delle nostre dirette, chi ha sbagliato in qualunque campo, sia calcistico, sia di vita di tutti i giorni, deve essere punito e deve pagare. Quindi, nel caso in cui il Napoli avesse sbagliato nella cosiddetta plusvalenza, in caso Osimhen, deve pagare. Su questo non c'è il minimo dubbio perché per fortuna la legge è uguale o dovrebbe essere uguale per tutti. Questa è la premessa fondamentale. Arriviamo al concetto però. Quando mi parlano di caso Osimhen paragonabile alla manovra e al sistema Juventus, faccio i capelli ricci, quei pochi capelli che mi sono rimasti li faccio ricci. Perché qua stiamo parlando di una situazione in cui il Napoli ha sganciato di tasca propria 50 milioni di euro per il calciatore nigeriano, e dando in cambio per arrivare alla cifra pattuita dal Lille, che ricordiamo essere di circa 70 milioni di euro, quattro giocatori. Ora, questi quattro giocatori sono Karnezis, secondo e terzo portiere del Napoli dei 2 anni precedenti, con tantissime presenze, tra l'altro soprattutto nel primo anno di Ancelotti, valutato 5 milioni di euro. Manzi, Palmiero e Liguori. Palmiero e Liguori, i 3 giovani del Napoli, valutati tutti e tre circa 5 milioni, 4 milioni e mezzo di euro. Come abbiamo detto e abbiamo sentito dire spesso in questi giorni, non è indubbio che a un calciatore non si possa dare un valore. Perché? Perché, per esempio, oggi un bicchiere d'acqua a casa mia lo pago 12 centesimi. Se io sono nel deserto e sto morendo di sete, quel bicchiere d'acqua lo pago 1.500 euro e nessuno può contestare questa cosa. Dipende dalla necessità e dipende dal mercato, dalla domanda e da quello che vuole la società che vende e la società che compra. Nessuno può quantificare una plusvalenza, non c'è una legge che lo faccia e su questo siamo d'accordo. Questa è l'unica cosa su cui do ragione ai juventini e a coloro i quali mettono, diciamo, a parità di giudizio la questione Napoli e quella Juventus. Ma nel momento in cui all'interno di un sistema noi troviamo all'incirca 140 plusvalenze con 140 calciatori diversi, a quel punto non parliamo più di una sola operazione. E se per 140 operazioni che puzzano tutte 140 vengono dati 15 punti di penalizzazione, cosa si aspettano da un eventuale processo al Napoli?
Processo che ricordiamo ci potrà essere solo ed esclusivamente nel caso in cui anche questa volta trovino degli elementi nuovi e gravi che possano far sì che la sentenza di proscioglimento nei confronti del Napoli possa essere eliminata per far spazio a un nuovo giudizio eventualmente di accusa. Questo deve essere chiaro. Vai Andrea. Penso sia stato detto per la maggior parte tutto. Me sì, ha stupito, ma ha stupito soprattutto, come hanno detto anche gli altri, il fatto che venivano chiesti 9 punti e ne sono stati dati 15. Ora, non so se, come ha detto Gian, potrebbe essere per una questione di qualificazione alla Champions che si prova ad evitare con questi 15 punti, però a quel punto scoppierà un altro casino. Se la Juventus dovesse arrivare in fondo in Europa League, a quel punto sarebbe un altro problema. Dobbiamo però Andrea, perdonami, dobbiamo aspettare in quel caso anche l'indagine UEFA che sta portando avanti, Certo. perché l'indagine UEFA potrebbe comportare esclusione dalle competizioni europee da 1 a 5 anni della Juventus. Quindi che vinca l'Europa League o che arrivi in Champions sarà del tutto inutile. Eh sì, è ovvio questo. E non so se dire che sia probabile perché non ne ho le competenze. L'unica cosa di cui vorrei accennare è che qualunque sia l'idea dei tifosi juventini con il loro modo di fare che ho visto sui social, non penso funzionerà. L'idea di disdire la Ogni per provare a spingere i grandi enti a bloccare questa penalizzazione non penso sia un'idea accettabile. Per fortuna ci sono i giudici, non devono, DAZN e Sky non credo possano decidere le sorti di una sentenza, questo è poco ma sicuro. Perché poi l'opinione pubblica dei juventini può contare fino a un certo punto, perché sì, i soldi sono tutto, ma nel momento in cui dovessimo vederci sconfessare una sentenza a causa dell'opinione pubblica, a quel punto non solo cade il calcio italiano, ma cade la credibilità dell'intera legge italiana. Pienamente d'accordo con tutte le vostre opinioni, tra l'altro. Cioè, quindi, ragazzi, diciamo che al momento è iniziato il secondo tempo della partita della Lazio dai 5-6 minuti. La Lazio è ancora in vantaggio di 2-0. E niente, un ultimo spunto da parte di Andrea Schiano, diamo i cognomi così si capiscono, sul libro che ha scritto, perché volevo dedicargli un po' più di attenzione, poi abbiamo avuto qualche altro argomento da cui trattare, quindi gli ultimi minuti li volevo dedicare al libro. E Andrea, tu come racconti all'interno del libro di come si vivono le partite dallo stadio dello Spezia? Allora Nicola, innanzitutto consentimi di fare i miei ringraziamenti a tutti i ragazzi dalla redazione, a Annella Rizzo, a Francesco Romano, a Vittorio Cappa per la bellissima intervista che ha fatto pochi giorni fa. Di solito i ringraziamenti si scrivono alla fine, io vorrei farli subito perché la cosa a cui tengo e onestamente sento di condividere la soddisfazione di questo libro con tutte le bombe di Vlad. Per quanto riguarda il libro, come ha scritto giustamente Nella nella sua bellissima presentazione, è un racconto più emozionale che tecnico. Le partite del primo anno sono state vissute lontano dal campo, attaccati a un televisore. Qui in città, a Spezia, ogni partita veniva vissuta come se fosse Natale, come se ci fossero i mondiali con la nazionale. Con la nazionale. E anche il linguaggio, i temi della conversazione, all'interno della città sono cambiati. Prima si parlava del più e del meno, adesso, o meglio, all'epoca già si parlava solo di Spezia, fuori
da supermercati o dalle chiese, c'erano le nonne e le zie che parlavano di calcio, di calcio mercato, di spezia, non si parlava più di ricette o di altro, quindi anche quello ha cambiato un po' la vita di questa città, che non è grandissima, ma che vive in maniera appassionata e coesa tutte le vicende che la riguardano. Lo Spezia ha sempre avuto una storia fatta di alti e bassi, più bassi che alti, a dire il vero, perché ha militato sempre nelle serie inferiori, nella serie C, già la serie B sembrava un miraggio. E quando ha raggiunto la Serie A nel 2020, in piena pandemia, è sembrata una specie di incantesimo, uno scherzo del destino, perché non è stato possibile andare allo stadio a vedere lo Spezia in Serie A. Addirittura nei primi mesi la squadra giocò i primi 4 mesi, se non ricordo male, in campo neutro a Cesena, perché c'erano i lavori da fare al picco. Poi sono stati altri problemi, il cambiamento della proprietà, l'avvento degli americani, la fuga di Italiano, che tanto bene aveva fatto, tanto da attirare le attenzioni dei grandi club, la sentenza FIFA che aveva bloccato di fatto il mercato dello Spezia per 4 sessioni, cioè per 2 anni. Quindi lo Spezia nel 2021 fu costretto a fare un mercato in prospettiva, comprando giocatori giovani, anche stranieri, e prendendo un allenatore esordiente, Thiago Motta, che non aveva alcuna esperienza. Ecco, il secondo anno è stato veramente qualcosa di impronosticabile. Con i giocatori dall'età media più bassa, lo Spezia è riuscito a in qualche modo a tirare fuori la testa dalle sabbie mobili. La partita forse che ha cambiato un po' i destini dello Spezia, anche dell'allenatore, l'hanno detto tutti, è stata quella del Maradona, quella della vittoria di Napoli, dove però a livello tattico ci fu l'inserimento di Kivior a centrocampo. Quella è stata la mossa tattica che ha dato una svolta al campionato dello Spezia. E poi è subentrata quella che noi qui a Spezia chiamiamo la legge del picco. È uno stadio piccolo con gli spalti attaccati al campo che trasmette adrenalina ai giocatori, talvolta anche ai giocatori avversari e anche all'arbitro. Li manda un po' in confusione. E quindi diciamo, questa alternanza di ostacoli, di difficoltà con cose più belle, più diciamo non così facili da raggiungere, è stata la diciamo quello che ha fatto innamorare ancora di più la città di questa squadra. Quindi diciamo che è un libro che racconta e che consiglieresti sicuramente perché ai ragazzi può raccontare come si vive l'atmosfera di una squadra che, diciamo, tra virgolette, dal basso riesce a raggiungere un sogno. Esatto, le partite vengono raccontate con, o meglio, vengono descritte con le sensazioni a caldo del dopo partita. Vengono scritti quasi di, sono state scritte di pancia, quindi i sentimenti di delusione o di gioia sono stati proprio descritti in maniera immediata, come se uno avesse dipinto con
con i colori della tavolozza che aveva in mano, quella che era Certo. l'immagine della partita che era appena terminata. È stato un po' come una specie di almanacco, via, un diario di bordo dove uno ha notato tutti i vari passaggi, partita per partita, quindi è stata un'escalation di un susseguirsi di racconti, ovviamente infarciti con qualche aneddoto di natura storica, con qualche cosa anche un attimino per alleggerire il tutto, perché ovviamente ho cercato di dare un taglio mio un po' diverso per cercare di descrivere quella che era la sensazione di un tifoso, ma penso che possa essere un po' il sentimento condiviso un po' da tutti. Allora, prima di concludere, visto che non lo facevo da tempo, voglio un po' stuzzicarvi. Facciamo i pronostici per la prossima giornata di campionato, perché giustamente non l'abbiamo fatto qualche volta. E voglio iniziare da Andrea Perna, perché lo vedo carico per poter riportare i 3 punti nerazzurri. Allora, diciamo, dico 3 partite, vabbè, Roma-Napoli, Milan-Sassuolo. Poi ci sta Cremonese Inter e Lazio Fiorentina. Vai Andrea. Parto da Cremonese Inter. Io spero che quanto la Cremonese con Ballardini può aver ritrovato un po' quella voglia, quella cattiveria anche di provare a puntare alla salvezza. Perché io ho letto qualcuno che lo diceva: chissà cosa succede alla Juve, cioè metti che magari ti basta anche un terz'ultimo posto, non lo so. Può essere, può darti una carica in più, però io spero che l'Inter possa ritrovare la vittoria, anche perché siamo a quante? 7 sconfitte? Sono tante, troppe, non ci si può permettere di fermarsi a Cremona. E la Quindi Lazio, aspetta però il risultato. Uno, proprio facciamo il una cosa. risultato esatto, mi vuoi? Eh sì, certo, da te sì. Dai, facciamo. Mando un po' via la scaramanzia che c'è, però diciamo uno 0-2. Vai. Poi Milan Sassuolo. Il Milan è difficile perché il Milan sembra non andar bene, ma non va bene nemmeno il Sassuolo, anzi, penso di aver letto che questo è il peggior inizio del Sassuolo in Serie A dal tempo della prima partecipazione alla Serie A. Quindi è proprio un momento difficilissimo, quindi penso che il Milan possa ritrovare la vittoria contro il Sassuolo, diciamo 3-1. E infine Napoli-Roma. Questa forse è la partita più difficile da pronosticare, però nonostante la Roma sia in un ottimo momento, io vedo comunque avanti il Napoli che dà proprio l'impressione di essere in pieno controllo. O voi potete fare tutti i gesti di scaramanzia che volete, ma dico un 2-1 per il Napoli. Gianna, vai. Dimmi Di le partite pancia. Di 1-1, dimmi le partite pancia. 1-1. Allora, Cremonese Inter. Allora, Cremonese Inter dico 2-2. Milan Sassuolo. Milan che giocherà senza Bennacer, che è stato ammonito e era diffidato. 4-1. Lazio Fiorentina, che Andrea non ha detto, ma glielo facciamo dire. 2 a 1, Napoli Roma. 0 a 0. Max. Allora, Cremonese Inter. 0-3 Milan-Sassuolo, 2-1 Lazio-Fiorentina,2-1 Napoli-Roma.1-1 Vai Andrea. Allora, Cremonese-Inter, 0-2 Milan-Sassuolo, 3-1 Lazio-Fiorentina. 4-2 E Napoli-Roma. 1-1 Andrea De Pancia, Lazio-Fiorentina, così chiudiamo. diciamo 2-1. Va bene, poi queste cose ce le segniamo, così la prossima volta che venite e vediamo se l'avete azzeccato o meno. Noi poi a
a fine anno cacciamo anche le nostre, diciamo, grigliate che abbiamo fatto ad inizio stagione. Serviranno sicuramente per una bella brace perché non abbiamo azzeccato mezza cosa, fortunatamente o Tanto c'è, sfortunatamente. scusatemi, c'è rigore per la Lazio. Rigore per la Lazio, perfetto. Allora, ce lo vediamo in diretta e poi stacchiamoci. Ci aggiorni tu, Gian. Sì, è stato appena fischiato, quindi vediamo un attimo se c'è. Stanno facendo vedere i replay. Felipe Anderson è in posizione regolare. Vediamo un attimo che adesso c'è il contatto. La mette addentro per Pedro. Secondo me c'è netto. È Kalulu su Pedro che è arrivato in anticipo. No, è netto, calcione su Pedro, dai, è nettissimo. Vediamo un po' se lo confermano e vi tengo aggiornati. Nico, intanto che vi dico come va, dici pure tu a questo punto i pronostici, così. Allora, io dico Cremonese Inter 1-3. Milan Sassuolo dico 2-2. Lazio Fiorentina 3-0 secco, perché italiano contro Sarri ci capisce sempre poco. E Roma Napoli dico 2-2. Quindi Napoli-Roma, a parte Andrea, il primo Andrea, che ha detto Tre 2-1, fa pareggi. tutti X. Sì. Eh beh, sì, è possibile. Però 2-2, Nico, cioè, Mourinho 2-2 gol, non lo so. A meno che Mourinho non dice, ok, me la vado a giocare. Però Quello è non credo, non... probabile. Sono... è Io me l'aspetto così una all'Allegri. partita, esatto. All'Allegri. Detto ciò, una cosa che non ho Ma detto prima sulla se te Roma, la ma... vai a giocare è tosta. Poi No, ma fai la fine di Allegri, questo dici tu. no, perché sta bene la Roma, la Juve no, la Roma sta bene. E Max, Allegri ne è come andato proprio a giocare, secondo me. sì. Spero che la Roma vada a giocare. Sulla carta è andato offensivo, però c'è da dire una cosa, ma non pensi che anche questa questione Zaniolo abbia fatto fare un po' quadrato alla squadra e anche da questo punto di vista abbiano tratto forze in più? Questo non lo so, secondo me no, nel senso che poi comunque il gruppo c'era, anche Zaniolo era inserito nel gruppo. Secondo me anche si forza un po' dicendo che la Roma ha giocato meglio le due partite dove non c'è Non c'è Zaniolo. stato. Sinceramente non lo so, è presto per dirlo. Credo che la Roma abbia ritrovato la testa di suo, poi dopo. Vediamo, l'importante è che si risolva più che altro per non creare tensioni all'interno, insomma, giocatori fuori rosa comunque no, non fanno bene neanche a chi è in rosa. Certo. Comunque 3-0, ragazzi, eh? Sì, ho letto, E allora ragazzi, con questo 3-0 io vi ringrazio per la disponibilità, per la professionalità che avete avuto nell'esprimere i vostri concetti, le vostre opinioni. Do appuntamento a chiunque voglia partecipare alla settimana prossima, siete sempre i benvenuti e un saluto a tutte le persone che ci hanno seguito. Buona serata, ragazzi. Buona Tutti. serata a tutti, grazie. Ciao Nicola, grazie. Ciao Gianmaria. Ciao Andrea. Ciao Max. Ciao Andrea, piacere di averti conosciuto. Grazie a tutti. Ciao, Complimenti ciao Andrea per il Andrea. libro. Complimenti Grazie di davvero, nuovo. complimenti Grazie di nuovo, davvero. un abbraccio. Buonasera.